Astronauticast 2012. Di solito comincio io a questo punto, ma il volume non scende. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, questo è Astronauticast anche per questo 2012 e partiamo con la puntata 12 della stagione 5. Come dicevo, Astronautica Studios di Milano, Michael Sacchi, di solito nelle ultime puntate sono stato da solo agli studios, ma quest'oggi si unisce a me, in senso figurato, il nostro presidente dell'associazione ISA, il POTA, President of the Association, Marco Zambianchi. Eccoci, un benvenuto a me stesso qui agli Astronauticast Studios, che per una volta ritengo giusti ospitare la mia augusta persona. Un saluto ai miei colleghi di trasmissione e a tutti gli ascoltatori in diretta e in differita. Continuiamo il giro, cercando di recuperare la nostra sequenza normale, con il nostro Paolo Amoroso dai suoi studi milanesi. Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso per l'inizio del 2012. Benvenuto Paolo, Avventure Planetarie è tornato, non lo annunciamo? No. Non ancora. Non ancora, però quando tornerà, possono leggere i tuoi archivi, che sono comunque sempre, sempre validi, no? Non parli sempre di attualità, anzi, spesso sono considerazioni molto valide, quindi avventureplanetarie.blogspot.com, il blog di Paolo Amoroso. Ma c'è un altro blog molto molto attivo e praticamente un punto di riferimento, se vogliamo parlare di... notizie astronautiche, ed è quello del nostro Luigi Morielli da Ovest Ticino. Ciao Luigi. Saluti a tutti da Carmagnola e benvenuti a Astronauticast anche in questo 2012. Dove ti troviamo? Ti troviamo su astrogation.blogspot.com, giusto? Esattamente. Vedo che continui a essere super attivo, a fare quei post di riassunto, a volte condensi qualche notizia in un post e per chi ha poco tempo di seguire l'attualità astronautica sono veramente una manna dal cielo. Grazie di questo tuo servizio. E anche il bollettino che traduci, molto interessante. Sì, è Jonathan McDowell degli Stati Uniti che fa questo bollettino periodico. Io è da qualche anno che lo traduco per tutti quelli che si iscrivono e poi comunque c'è l'archivio online. Beh, l'altro posto dove invece ti possono leggere è sulla rivista Celum, perché tu sei un articolista, anzi un columnist, perché hai questa rubrica fissa su Celum. Adesso basta, perché abbiamo parlato solo di te, è anche ora di passare la parola al nostro umorista Riccardo Rossi. Riccardo, ci sei? Ciao a tutti da Modena, sì, ciao a tutti da Modena, vi auguro anch'io un buon 2012. Sì, Space Humor, che un po' che sono fermo, ma con le vacanze e tutto il resto mi sono un pochino arenato, ma ci sono ancora e tornerò presto con qualche nuova vignetta. È quasi ora di fare una raccolta. Hai compensato con l'episodio speciale per il 2011 di Astronauticast. Già, quello... Bello, bello. Non so se era in scaletta, anche perché non abbiamo più la nostra Google Wave, la scaletta, devo abituarmi a gestirla. Cosa c'è scritto nei saluti di rite? Non c'è niente, quindi non so di cosa parlare. C'è il scritto cazzeggio. Ok, perfetto, quello che stiamo facendo. Che è quello in cui eccelliamo, eh? Ah, ma quello sì, ovviamente sono le 10:20 di una puntata che normalmente da scaletta dovrebbe partire alle 9:30, è assolutamente normale. Non abbiamo più la nostra Google Wave, siamo passati a un altro strumento che si chiama Trello. Cercheremo di prenderci le misure e vedremo se questo... Adesso non mi interessa magari, però... Se volete seguire le nostre pre-puntate e i nostri after party, spesso parliamo dei nostri strumenti che utilizziamo per organizzare le puntate e adesso abbiamo questa nuova modalità di seguire, di coordinarci e di preparare le puntate. Se sarà meglio o peggio, solo il tempo saprà dirlo. Attualmente... Ai posteri l'ardua sentenza. Cerchiamo di capirlo. Quello che non c'è scritto nella scaletta, ma che vale la pena di dire, è quello che accennava Paolo Amoroso, ovvero la puntata che Riccardo ha pubblicato, anzi l'ho pubblicata io, ma che lui ha fatto il lavoro sporco di metterla insieme, ma non in pochi giorni, in un anno intero di selezione e paziente e quasi certosina. Ma una cosa assolutamente
una dedizione straordinaria per raccogliere tutti i momenti divertenti, insightful, commoventi, ma principalmente quelli divertenti su cui è possibile ricattarci, e metterli all'interno di un'unica puntata che potete scaricare da astronauticast.com, la puntata speciale. È veramente esilarante, specialmente se ci avete seguito un po' nell'anno passato e avete una conoscenza delle nostre recurring jokes, delle cose che saltano fuori spesso, che messe in fila e evidenziate da Riccardo sono fantastiche. Mi sono anche commosso. No, ma io sì, come dici te, chiaramente va ascoltato solo se qualcuno, giustamente sottolineato, ci ha seguito. Per magari invece chi si affaccia per la prima volta ad Astronauticast, magari si faccia un po' di rollback sulle vecchie puntate, un po' come ha fatto la nostra Veronica, che se le ha riascoltate tutte, e poi dopo può sfogarsi con l'episodio speciale. Comunque, Astronauticast speciale 2011, astronauticast.com, è l'ultimo episodio pubblicato nel momento in cui stiamo registrando. Se ci ascoltate con un po' di ritardo, sarà uno dei precedenti. Volevo solo far notare che Ricky è un fine umorista sempre, perché ha postato su Facebook: seguiteci e fateci delle indirette tramite chat. Non ho capito. Non è colpa mia se cominciamo tardi e poi dopo scrivo delle boiate. No, non ho capito, vabbè. Perché ha postato che siamo in diretta su Facebook, e scrivendo in fondo ha dimenticato una parola, ha scritto: seguiteci e fateci delle indirette tramite chat. Vabbè, adesso le parole non sono per forza tutte necessarie, ma si può anche inferire dal contesto. È un'elisione, una figura poetica. Dai, passiamo avanti, parliamo della nostra associazione, perché c'è qualche novità. La prima è quella più tecnica, è l'aggiornamento del forum, che è quasi pronto a giorni. Il nostro Marco, perché di solito la parte tecnica ce ne occupiamo noi due, ma in questo caso volentieri riconosco il merito di aver preparato una migrazione praticamente da solo al nuovo motore. Raccontaci un po' come sta andando. Ma sta andando abbastanza bene, devo dire, grazie anche all'aiuto di un gruppo nutrito e preparato di beta testers che stanno un po' stressando le funzionalità del nostro nuovo motore, che è V-Bulletin. Abbiamo abbandonato per un attimo il mondo dell'open source, tornando più che al closed source a una soluzione di tipo commerciale che ci consente di guadagnare moltissime features, soprattutto alcune fuori dalla visibilità degli utenti, dietro le quinte nell'interfaccia di amministrazione, che ci aiuterà a ottimizzare il tempo di noi amministratori, ma soprattutto vi regalerà una piattaforma che è allo stato dell'arte. Quindi speriamo che gli strumenti che vi saranno messi a disposizione come utenti vi piacciono, vi siano utili. Penso di provare a fare la procedura di passaggio in febbraio, e stiamo vedendo un po' quando è il momento più opportuno. Comunque state sintonizzati sull'attuale forum astronautico, perché chiaramente qualche giorno prima vi daremo le dritte necessarie. Cercheremo di rendere la cosa il più indolore possibile, ma sicuramente i vantaggi che ne deriveranno direi che ben giustificheranno qualche fastidio iniziale, che più che altro impatterà gli utenti che sono più affezionati, che magari vedranno un attimo cambiarsi il terreno sotto i piedi, ma sono sicuro che, essendo i propri più affezionati, saranno anche quelli più in gamba, che sapranno affrontare eventuali difficoltà della prima ora. Ma non volevo spaventare nessuno. Tra l'altro, aver arruolato i beta testers serve ad avere una stuola di amici che mi aiuteranno a dare supporto a chi magari troverà mancante questa o quella funzione, che poi in realtà è semplicemente nascosta in qualche meandro. Ma insomma, io lo trovo un ottimo strumento e credo che i vantaggi superino le difficoltà. Salvatevi tutti i vostri avatar, perché una delle importazioni che non funziona è quella dell'avatar, però credo sia relativamente importante, insomma. L'avatar è l'immagine personale, quella che viene mostrata sotto il vostro nome in ogni post. Quando io vi chiudono nell'ovo lì, e poi sì, finisci su. Non quell'avatar. Non mi avventuro neanche a fare la lista intera di tutti i beta tester, perché mi dimenticherei qualcuno, non sarebbe giusto. Però menzione speciale a Filippo, perché oltre a beta tester è diventato un importantissimo aiuto per la moderazione e l'organizzazione dei post sul forum. Quindi grazie Filippo, che ci aiuta tantissimo. Ti amiamo. L'utente Quasar, giusto per chi segue Forum Astronautico. Forum Astronautico, per chi segue solo il podcast, è il nostro forum. Se non ci siete mai andati, fateci un salto. forumastronautico.it. L'altra cosa, invece, delle attività dell'associazione ISA è la nostra convention, che
ha avuto un piccolo cambio di programma, siamo stati regolari a fare 6 convention a novembre, invece questa volta abbiamo saltato l'ultimo novembre per sincronizzarci con un periodo più favorevole dell'anno, magari anche in concomitanza con la Yuri's Night, per cercare di condensare queste due festività che hanno sempre contraddistinto. Volevamo evitare il beta cutout. Sì, c'era anche quel problema. Bravo, esatto. E adesso è arrivato il momento di pianificare per aprile, e quindi è arrivato il momento di sottoporre i vostri lavori e le vostre idee per una con ricca di interventi, e per questo oggi sono uscito con la cosiddetta Calls for Papers, e quindi chiediamo a tutti gli utenti di Forum Astronautico che hanno voglia di mettersi in gioco di mandare una loro proposta con la quale sottoporre un'idea per un breve intervento di una trentina di minuti, magari accompagnato da una presentazione, in modo da raccontare storie o aneddoti o quant'altro di astronautico vi venga in mente, ritenete possa essere interessante per il pubblico. E questo perché Astronauticon ha sì da sempre uno o più ospiti di un certo prestigio, ma è soprattutto la convention degli utenti che serve a socializzare e a dare spazio alla passione di tutti noi. La Call for Papers chiaramente non è uscita a caso proprio oggi, è perché finalmente le acque hanno cominciato a muoversi, ci sono in arrivo delle conferme importanti per i nostri super ospiti, quindi restate sintonizzati perché nel giro di qualche giorno potremo darvi finalmente l'annuncio dell'ospite o degli ospiti che saranno quest'anno, se tutto va bene, di livello assoluto. Quindi tenetevi qualche giorno di ferie tra il 20 e il 22 di aprile, perché sarà la settimana della convention, e comunque, se tutto andrà bene, la settimana immediatamente precedente dovremmo anche lanciare Stratosfera, che così almeno potremmo annoverare tra gli argomenti della convention. Vedremo. Quarto lancio del pallone Stratosfera? Sì, quarto lancio. Quello li ho contati giusti, invece ho detto che è la settima convention, questa è nata la sesta. Era la sesta, però no, mi piangeva il cuore interromperti, ma non fa niente. No, me l'hanno fatto notare nella chat, hai fatto molto bene, così ci sarà ancora più materiale per lo speciale 2012 che Riccardo compilerà. Esatto. Comunque, gli interessati a presentarsi come speakers devono far altro che andare su Forum Astronautico e ricercare nel board relativo alle manifestazioni Astronauticon 6 Call for Papers, e lì troveranno tutte le istruzioni del caso. Mi dicono dalla regia che tu sei particolarmente mobile quando sei inquadrato. Più che altro che ho il portatile appoggiato sulla mia fantastica coscia, appena do un colpetto sul touchpad vibra. Infatti sono passato in campo largo dove siamo tutti inquadrati ed è meno evidente la cosa. Stratosfera 4, chiedono alla chat, l'abbiamo già detto, sì, probabilmente un paio di settimane prima della convention ad aprile. Anche di quello avremo ampio... Una settimana. Se questa è una data da confermare, il lancio è il 15 aprile, più o meno. Quindi il sabato, quando è? Fatemi guardare, così diamo una data precisa. Oh, aprile, sì. È sabato 14. Se riusciamo, lanciamo sabato 14. Poi di solito diamo due date diverse per il Notam, quindi cercheremo. Comunque ne parleremo sicuramente più in dettaglio avanti. Questa era più per annunciare il Call for Papers più che per Stratosfera. Possiamo passare alle news? Stando alla scaletta non vedo più nulla di introduttivo, quindi direi che è ora di news. E la prima news è un riassunto. Abbiamo fatto il riassunto del nostro podcast, delle nostre stupidate durante il podcast, però ci sono anche successe delle cose interessanti durante il 2011. Qualcuno ha fatto una raccolta statistica di riassunto, il nostro Luigi è forse la persona più adatta a raccontarsela. Sì, diciamo che Alberto Giampieron ha fatto questa notizia su Astronauti News, che parla un po' del riassunto di quello che è successo dal punto di vista dei lanci spaziali durante questo 2011 che è appena finito. E alcune cose saltano subito all'occhio. Una di queste è l'alto numero di lanci che ha effettuato la Cina, di fatto con 19 lanci ha battuto gli Stati Uniti, che ne ha fatti solo 18, e, per la prima volta fra l'altro gli Stati Uniti quindi sono passati al terzo posto dopo ovviamente la Russia, che è decisamente in vetta a questa classifica con 20, mi sono perso adesso il numero, comunque vorrei aiutarti ma il mio computer non sta collaborando in questo momento, quindi ho perso anche la notizia. 29 volte, grazie.
E appunto, oltre a questo dato molto impressionante, perché comunque la Cina ultimamente sta prendendo il largo, diciamo così, la cosa più impressionante è che per quanto riguarda questo 2012 dobbiamo far presente che gli Stati Uniti non faranno nessun lancio abitato, mentre la Cina ne ha almeno uno e forse due, perché ovviamente la Cina è arrivata in orbita con la sua stazione spaziale e dopo il lancio della Shenzhou 8, che è stato senza equipaggio, l'anno prossimo, per quest'anno anzi, è previsto almeno un lancio della Shenzhou 9 con un equipaggio che fra l'altro dovrà avere molto probabilmente anche una donna a bordo, la prima donna cinese che andrebbe in orbita. E molto probabilmente ci sarà anche un ulteriore lancio sempre abitato. Gli Stati Uniti, ovviamente, avendo chiuso il programma Shuttle con gli ultimi tre lanci che sono stati effettuati nel 2011, rimane in attesa dell'evoluzione della, soprattutto penso, bisogna poi vedere come si svilupperanno le cose, ma della capsula Orion, che ovviamente con le variazioni di vettori, che adesso si vedrà quale vettore la porterà in orbita. Lo spazio privato, chiamiamolo così, è difficile che riesca a portare persone in orbita prima della NASA, però anche quella potrebbe essere una possibilità. Diciamo che in tutto abbiamo avuto 83 lanci orbitali e purtroppo si sono 6 fallimenti. Questi 6 fallimenti, fra l'altro, ben 4 hanno riguardato la Russia. Uno di questi 4 è particolarmente doloroso perché riguarda la sonda Phobos Grunt, che avrebbe dovuto raggiungere Marte, scendere sulla luna Phobos, prendere un campione di terreno e riportarlo sulla Terra. Oltre a essere, una volta arrivata in orbita marziana, avrebbe dovuto rilasciare un orbiter cinese che era al suo interno, diciamo così, era messo all'interno di un vano di carico, chiamiamolo in questo modo, che avrebbe dovuto appunto usare la sonda russa come un taxi per essere trasportata in orbita marziana. Purtroppo Phobos Grunt, come ormai sappiamo tutti, penso, è bloccata in orbita e sta scendendo ormai molto rapidamente. Infatti pare che il rientro previsto sia intorno a mezzogiorno di sabato. Questa è una previsione, però sono ancora molto incerte, perché comunque, essendo fuori controllo, la sonda sta scendendo semplicemente per attrito atmosferico, perché è scesa da una quota tale, adesso non so quale sia di preciso, però siamo sotto i 170 km, mi pare, quindi l'attrito atmosferico si fa sentire decisamente. E dicevo, infatti, 4 fallimenti per quanto riguarda la Russia, uno per gli Stati Uniti e uno per la Cina. Diciamo che comunque è stato un anno positivo, perché di fatto il 83 lanci è un buon numero. Posso ancora fare una suddivisione per zone di lancio, cioè il poligono di lancio da cui è partito il maggior numero di vettori è Baikonur, che è stato quello anche che ha avuto 2 fallimenti. Poi Xichang ha avuto 9 lanci, cinese, Cape Canaveral in Florida 7 lanci, Kourou 7 lanci, Vandenberg 6 lanci e un fallimento, Jiquan in Cina 6 lanci e un fallimento, Plesetsk in Russia 7 lanci e 2 fallimenti, e poi da Taiwan, Cina 4 lanci, Kennedy Space Center 3 lanci, che sono gli ultimi 3 degli shuttle, Tanegashima, Giappone 3 lanci, Shiharikota, India 3 lanci, e da lì in poi sono un lancio ciascuno, la Odyssey, che è la piattaforma di lancio, quella della Sea Launch. Wallop Island in Virginia, gli iraniani da Semnam, sempre in Russia Dombarovsky, e in Alaska il poligono di Kodiak.
direi che diciamo che con l'astronautica che diventa sempre più una questione globale, diventa sempre più difficile pronunciare i nomi che si accompagnano, sia per quanto riguarda le persone coinvolte, sia per quanto riguarda i luoghi coinvolti. Eh beh, certo, se parliamo, cominciamo a parlare di Cina, India, diventa sempre più complesso. Adesso appunto c'era anche Iran, stiamo l'universalizzazione dello spazio è positivo anche per quello, perché ci fa conoscere anche nuovi posti e ci fa scoprire nuovi modi di pronunciare delle parole che noi non ne conosciamo neanche il significato. Già. Invece, se vogliamo parlare di qualcosa di italiano, è molto molto più facile da pronunciare, possiamo parlare del premio Bruno Rossi, un nome abbastanza anonimo, perché è un nome molto molto... Grazie, Mike. Sto pensando a chi è che potrebbe essere, che si può chiamare Rossi, molto anonimo, no? Salutando il nostro Riccardo, parlavamo del premio Bruno Rossi, che io personalmente non conoscevo come nome, ma ho imparato grazie a questo articolo delle Scienze essere uno dei padri della fisica dei raggi cosmici. Bene. E c'è un famoso libro di testo di ottica di Rossi. Di ottica? Sì. Un fisico ancora a tutto tondo, diciamo, perché effettivamente si tratta dei primi anni del secolo. No, beh, insomma, gli anni centrali del secolo. No, pensavo che qualcuno mi desse un po' di corda, però non è così, in effetti, perché... Te ne abbiamo data abbastanza per farti impiccare. Grazie, sempre gentilissimi. Niente. No, adesso mi avete fatto perdere il filo e qui sarà tragico, ragazzi, tragico, perché come al solito non ce la posso fare. Non è vero. Diamo del materiale a Riccardo così. Esatto, io ho detto tutto. Avete appena ascoltato il primo non ce la posso fare del 2012. Non ne avevo detto ancora neanche uno. Non ce la posso fare comunque. Parlavamo del primo Bruno Rossi, che viene assegnato ogni anno dall'American Astronomical Society. Quest'anno è tornato in Italia dopo esserci già stato, in questo caso è stato consegnato a Marco Tavani, il responsabile del team di Agile, satellite per la fisica dei raggi cosmici, il cui acronimo italianissimo, che non si chiama Agile come diceva prima Marco in pre-party è stato bacchettato dalla chat, ma si chiama Agile perché l'acronimo sta per Astro Rilevatore Gamma a Immagini Leggero, perché si è trattato di una missione di molto leggera anche dal punto di vista economico se confrontata con altre missioni di questo calibro, che a un anno esatto dalla pubblicazione della sua prima scoperta importante, ovvero le emissioni di raggi gamma dalla nebulosa del Granchio, e che è stato poi successivamente confermato da un'altra missione indipendente, si chiama Fermi, per ironia della sorte un altro fisico italiano, della NASA, ha avuto questo riconoscimento a un anno esatto. Ed è sicuramente un grande motivo di orgoglio per la scienza italiana. Poi, se possiamo sorvolare sul fatto che questa notizia è uno spunto anche per raccontare di come si fa a fare scienza all'esterno dell'Italia per ragioni di necessità, e abbiamo avuto modo di intervistare molti italiani che hanno dovuto fare questa scelta, cercheremo, ed è una promessa, di tornare a intervistare qualcuno del passato, anche il team di Agile, che è stato ospite ai nostri microfoni. Hai cercato per caso in quella puntata? La terza puntata di Astronauticast nel lontano 2007. Oh mamma, allora non ascoltatela. Con Marco Tavani, no, è stata la telefonata più distante che abbia mai fatto per intervistare un ospite, perché siamo andati a scovare il professor Tavani e il professor Amidei uno era a Trieste, era rimasto a Trieste, ma l'altro era in India, perché se non sbaglio è stato lanciato dall'India, e quindi per la prima volta abbiamo raggiunto in una telefonata intercontinentale uno dei nostri ospiti. Volevo aggiungere solo una cosa, che il professor Rossi ha sì insegnato all'estero, ma poi è rientrato per un periodo a Palermo, faccio il saputo perché mentre lui parlava ho aperto Wikipedia, ma la cosa che mi ha ispirato l'intervento è il fatto che ha supervisionato il professor Rossi anche la creazione e il lancio del primo satellite di osservazione X, che si chiamava Uhuru, da cui il gancio track Uhuru, se non mi sbaglio, è libero, forse. In Swahili. Esatto, e questo ci porta al nome di Nyota Uhura, il personaggio di Star Trek che molti E anche il riferimento nerd fantascientifico della puntata è stato fatto.
No, diciamo che i motivi per cui la diaspora italiana che spinge ad allontanarsi dall'Italia non sono sempre scientifici. Torniamo indietro nel tempo, vale la pena di ricordare che Bruno Rossi è dovuto emigrare forzatamente negli Stati Uniti a causa delle leggi razziali, almeno questo dice l'articolo di Le Scienze nel 1939. Quindi non so se tu su Wikipedia hai avuto riscontri su questo, ma... Ho chiuso, ero rapito dal tuo eloquio. Valeva la pena raccontarlo. Quindi congratulazioni al team di Agile, congratulazioni anche a ASI, INAF, il CNR, INFN. Per una volta abbiamo questa sciorina, possiamo sciorinare questa lista di enti italiani che producono un po' di eccellenza quando i suoi vicepresidenti non fanno strane... Non dobbiamo parlarne solo per quello, ecco. Perché ecco, si... No, ci sono tantissime eccellenze italiane, anzi Michael, stavo pensando che sarebbe bello poter risentire il professor Tavani, che magari si ricorda della nostra intervista, così come il professor Tavani sarebbe bello ritelefonare e rifare riascoltare ai ascoltatori di Astronauticast tutta una serie di ospiti. Speriamo che tra i propositi che ci siamo segnati per il 2012 ci sia quello di trovare il tempo di compiere queste interviste, che di solito avvengono in orario di ufficio, quindi quanto di meno conveniente per riuscire ad avere qualche ora di silenzio intorno al microfono. Comunque, chi lo sa. Mi sono distratto leggendo la chat e le battute di Riccardo, che non pago, di quelle che spara in diretta, riesce anche a prendere le peggiori e lasciarle in forma scritta. Allora sarà meglio passargli la parola, visto che adesso tocca a lui. Tocca a lui. No, appunto, parlavamo prima di Phobos Grunt, abbiamo chiuso l'anno, un anno pieno di satelliti che rientravano, e ricominciamo sulla stessa lunghezza d'onda, Riccardo. Sì, riaggancio un po' quello che aveva già accennato Luigi, cioè parliamo sempre di Phobos Grunt. Sì, volevo fare un rapido aggiornamento di quello che era successo in questo periodo in cui non ci siamo sentiti. Diciamo che le notizie che ci arrivano sono di due matrici, ce n'è una un po' più folcloristica e un'altra diciamo un po' più realistica. Per quanto riguarda così le notizie frivole o se vogliamo anche grottesche, c'è tutto un tam tam di notizie, indiscrezioni che ci raccontano o pretendono di raccontarci la motivazione per cui la sonda è andata persa, cioè adesso è ancora in orbita, però sappiamo già tutti il suo destino. E tra queste dichiarazioni, quelle che serpeggiano, diciamo, quelle che vanno per la maggiore sono che il guasto della sonda, che va appurato probabilmente, non scopriremo mai cosa è successo, visto che tutto l'hardware si disintegrerà in atmosfera, che la causa sia stato un fantomatico, diciamo, intervento da una qualche potenza straniera che abbia sabotato con campi elettromagnetici o quant'altro la sonda stessa. Cioè, prima si erano indiscrezioni di un certo generale Nikolai Rodinov, che adesso è in pensione, e che già lui aveva già dato il là a queste cose. Poi è notizia di questa settimana che anche lo stesso Vladimir Popovkin, che è il capo di Roscosmos, abbia detto una frase del tipo: chissà perché quando perdiamo le nostre sonde succede sempre quando, diciamo, sono nel lato in cui non riusciamo a controllare con la nostra telemetria. Che detta così, cioè, è una sparata che chiaramente tutti i giornalisti si possono agganciare per poi scrivere fiumi di articoli sensazionalistici per riempire le pagine delle varie testate. Quindi non so, non capisco come mai ci si lasci andare a questo tipo di dichiarazione. Tra l'altro lo stesso Popovkin ha anche detto che comunque i problemi che hanno portato la costruzione della sonda, cioè, sono stati anche di natura economica, di tempistica e di tutta una serie di fattori che a mio parere sono più compatibili o almeno tendono a spiegare meglio il perché la sonda magari non ha funzionato. Infatti ricordiamo che per lanciare una sonda su Marte ci sono delle finestre temporali ben precise ogni 2 anni, e diciamo che questa finestra doveva essere sfruttata a tutti i costi, perché il materiale usato, alcuna parte del materiale dell'hardware usato per costruire la sonda era a fine vita, e quindi anche se non c'era la sicurezza che tutto fosse in ordine, il non lanciare nella finestra di novembre avrebbe significato buttare via tutto quanto. Quindi magari si è detto: ma dai, lanciamo e speriamo che vada bene, e poi è successo quello che è successo. E questo è già una cosa che, insomma, un po' più, insomma, se ne può parlare, mentre, insomma, fa relazione di quell'altro tipo. Adesso non so voi cosa ne pensate, a me mi lasciano un po' perplessa. Ma allora, che
diciamo, le affermazioni lato russo ci siano state, credo che sia in dubbio. Quanto risalto hanno avuto sulla stampa specializzata, sulla stampa straniera? Perché io, ok, che non sto leggendo tantissimo ultimamente, ma l'ho letto soltanto sul Corriere della Sera. Ci sono stati altri riferimenti? Quest'ultima, diciamo, dichiarazione di Pop Hawking di ieri o di ieri l'altro, se non ricordo, cioè, ho visto che è stata ripresa su Space News, sul New York Times, però cioè, non so se poi in che area, diciamo, del giornale o della testata sono state raccontate, e quindi non so neanche io. Su USA, no, Space USA, come si chiama quell'altro sito, che adesso non ho sotto mano, scusatemi. Comunque sì, è un po', è, per essere rimbalzata è rimbalzata, perché chiaramente fa notizia, tutti si aspettano il rientro, quindi siamo sull'onda di questo. Però speriamo che quantomeno questa volta venga commentato senza troppo scandalismo. Non ho una grande fiducia in questo senso. Vedo il possibile replicarsi della storia di UARS, no? Specie perché il rientro è previsto comunque per domenica. Sabato pomeriggio, diciamo, ora europea, se non sbaglio. Non ci sono grandi notizie rispetto alla zona di caduta, e vorrei ricordare, Luigi, correggimi se sbaglio, ne avevi forse parlato tu, che questa sonda ha a bordo un bel po' di chili di drazina, quindi anche rispetto a UARS, che era un satellite alla fine della sua vita, porta giù un bel po' di robaccia che sarebbe meglio che bruciasse prima che i resti del satellite tocchino terra. Ci sono 9 tonnellate di drazina, erano inizialmente, perché si pensava almeno il secondo serbatoio si fosse sganciato, invece in realtà sono più di 11, quasi 12 tonnellate di drazina. Quindi però quello, dato che è estremamente infiammabile, penso che non appena inizia a surriscaldarsi per il rientro, poi oltretutto con i serbatoi sono di alluminio, quindi trasmettono molto bene il calore, iniziare il surriscaldamento farà un bel fuoco d'artificio, ma di quelli come si deve, quindi si disintegrerà completamente. Si diraderà la nebbia all'ovest del Ticino. Sì, e quindi, diciamo, per concludere la notizia, passiamo un attimo ai dati un po' più certi. Vi consiglio di seguire quello che accadrà nelle prossime ore, visto che appunto il rientro dovrebbe essere imminente. Chiaramente il primo sito a cui faccio pubblicità è Forum Astronautico, dove c'è il nostro Marco India Kilo One, Oscar Delta Oscar, che segue giorno per giorno l'andamento delle nuove previsioni, quindi seguiteci lì per cercare di capire più o meno quando avverrà questo rientro. Anche perché, se parliamo di rientri, mi viene in mente anche un altro articolo di fine dicembre, in cui era stata avvistata sulla Germania e su buona parte d'Europa una enorme meteora, che era in realtà un detrito dell'ultima Soyuz che ha portato gli astronauti sulla stazione spaziale, che, cioè, appena hanno postato il video, tempo 30 minuti, tutti hanno detto: guardate, è lo stadio superiore del vettore Soyuz che si è disintegrato. Però tipo la Repubblica ha fatto un articolo che sembrava oggetto misterioso, anche l'astronauta Samantha Cristoforetti, la cometa di Natale, cioè, quindi non so, io vi consiglio, andate sul Forum Astronautico piuttosto, se volete seguire il rientro di qualcosa, ecco. Sì, ma secondo me non avrà neanche tutto questo clamore, perché è il terzo, appunto. Abbiamo detto che abbiamo chiuso il 2011 con 2 rientri, adesso è roba vecchia, sono come le meteore, no? Una volta che ci sono state, nessuno è morto le prime 2 volte, ma basta, adesso old news, non se ne parla più. Ma comunque le probabilità rimangono quelle che sono. Non credo che ci sarà così tanto clamore. L'opinione pubblica, o meglio, i media generalisti, non do la colpa alle persone, do la colpa a chi le notizie le va a scegliere, si stanca molto facilmente di queste cose. Ok, stavo cercando di vedere se la videocamera di Riccardo è tornata funzionante. Per un attimo sei rimasto congelato, adesso sei tornato visibile. Torniamo a parlare di qualcosa che invece funziona un po' meglio, dopo la paura di non poter mantenere la stazione spaziale al pieno carico a causa dei problemi al vettore russo che ha accennato Luigi, in questo comunque notizie dell'anno scorso. Adesso tutto sembra funzionare un po' meglio, siamo un po' più fiduciosi e la stazione spaziale è tornata finalmente ad essere di 6 abitanti, 6 persone, perché, notizia un po' vecchia ma vale la pena dirla perché seguiamo la stazione spaziale molto da vicino, il 21 dicembre c'è stato il lancio della Soyuz che ha portato in orbita la seconda parte della Expedition 30, e il 23 c'è stato il docking della capsula con la stazione spaziale,
e gli astronauti Don Pettit, Oleg Konochenko e l'europeo Andre Kuipers, che dovrebbe essere Kuipers innanzitutto il nome, e seconda volta sulla stazione spaziale e unica missione europea di tutto il 2012. La prossima sarà nel 2013 con Parmitano, giusto? Quindi, sì. Godiamoci questa attività europea a bordo della stazione spaziale per questa prima parte dell'anno. Vedo che è già molto attivo e posta molto su Twitter, ma anche parecchio, giustamente, in olandese. Eh sì. Quindi, sì. Parlando della internazionalizzazione dello spazio, questo è un altro segno dei tempi. Ma come assolutamente il nostro Paolo Nespoli. Ho il DVD della sua prima missione, in olandese ovviamente, a casa. Io, mentre durante quella missione lì, avevo un amico che ero appena diventato radioamatore e riuscivo a fare dei contatti tramite la stazione spaziale con il DigiPeter. Scusate la parentesi nerd che racconta il mio amico Marco Fresco di Patente da Radioamatore. E lui era particolarmente attento a questa cosa perché era olandese e ci siamo conosciuti attraverso il DigiPeter della stazione spaziale. Immaginate di far rimbalzare un messaggio nello spazio con la stazione a farvi da specchio digitale. In digitale, ovviamente, in testo. Esatto, esatto. Ci siamo scambiati la mail in quel modo, dopodiché abbiamo continuato la conversazione in mezzi più terrestri. Cose interessanti da nerd. CW? No, in FSK. Ovviamente, anche se CW potrebbe essere da qualcuno È molto nerd. Sì, ci sono dei satelliti su cui viene utilizzato anche il CW, con dei repeater o meglio dei transponder. Comunque non è il core business del nostro podcast, quindi potremmo mettere su un bel network, cambiare mestiere, eh? Android, spazio, non mi tentare. Radioamatore, scemate. Quelle sì, quello diventano il fil rouge che unisce insieme l'intero network. Non mi tentare, Marco, perché non è il caso. Comunque, per completare la notizia, vanno a unirsi a Dan Burbank, l'attuale comandante della stazione spaziale americano, e altri due russi, Shkaplerov e Ivanishin. Il rientro per loro è previsto per la nuova parte con Kuipers, è prevista per il 2012, per il maggio 2012, mentre invece gli altri scenderanno probabilmente un po'. Prima direi che la notizia era molto semplice, finisce qui. Datemi il tempo di recuperare la scaletta, che quando parlo io me la perdo. Ecco, Grail, questa è stata la notizia di Capodanno, quella che ha dato il benvenuto a tutti. Io mi sono svegliato, ho guardato Twitter al mattino e ho scoperto che tutto è andato bene per la missione Grail. Allora, di Grail vi racconto qualcosa io. È una missione che mi ha particolarmente colpito per il metodo con cui questa coppia di satelliti, perché Grail è un acronimo che in realtà nasconde un sistema formato da due satelliti, lavorano questi due satelliti attraverso un precisissimo calcolo della loro posizione relativa. Ma andiamo con ordine. Proprio il 31 dicembre, le prime ore del 1 dicembre, sono stati i momenti di arrivo di questa coppia di satelliti in orbita intorno alla Luna. Un'orbita non ancora nella sua configurazione definitiva, perché ancora fino circa al mese di marzo verrà aggiustata costantemente fino a una circolarizzazione, o meglio a una quasi circolarizzazione e una quasi polarizzazione dell'orbita, che si dipanerà a una distanza di 34 km dalla superficie della Luna. Questi due satelliti sostanzialmente voleranno appaiati e, grazie a un sistema di trasmissione radio, calcoleranno in maniera estremamente precisa la loro distanza relativa. Chiaramente, volando uno dietro l'altro al di sopra di alcune conformazioni lunari che hanno una densità e quindi una gravità differente, si potrà mappare in maniera estremamente precisa la densità del materiale e appunto le differenze di gravità, quindi ottenere una mappa gravitazionale della Luna, un po' come se si facessero i raggi X al nostro satellite, pur senza avere nessuno strumento che fisicamente penetra all'interno della superficie nel sottosuolo lunare per analizzarne la composizione. Che ci dati MASCON, se non sbaglio? Sì, esatto, MASS Concentrations. È interessante però questo metodo deduttivo, cioè si utilizzano delle tecniche che non sono direttamente progettate per indagare il sottosuolo, ma l'osservazione di fenomeni fisici quali il variare dell'altezza dell'orbita, effettuate con una tale raffinatezza da rivelare micro spostamenti della distanza relativa tra le due sonde. Ed è la spiegazione di questa tecnica, è molto interessante ed è trattata estensivamente sul sito NASA di Grail, che vi invito a visitare. Tra l'altro, volevo, Michael, usare questa occasione anche per ricordare
che giustamente si discute su forum astronautico, ma tutto il materiale di cui parliamo in ogni puntata ci arriva dal lavoro degli articolisti volontari che partono da forum astronautico ma arrivano sul portale Astronauti News, e in particolare la notizia su Grail è stata preparata da Paolo Actis, per cui al di là della fonte originale in inglese sul sito NASA, vi consiglio di andare su astronautinews.it e di attingere alle sagge parole, al saggio adattamento del nostro Paolo, che come al solito ha fatto un ottimo lavoro. Quindi il cuore della missione si svolgerà da marzo in avanti, non ci resta che restare sintonizzati, perché sicuramente usciremo con qualche altro racconto di come si svolgerà la missione dei nostri Grail A e Grail B. Tra l'altro, proprio adesso, Michael, mentre parlavi tu, in mail mi è arrivato il comunicato stampa NASA che dice che il 17 di gennaio all'una del pomeriggio della costa est, quindi alle 19 italiane, ora di cena, verranno annunciati due nomi, perché un'altra delle cose che NASA fa in maniera particolarmente sagace quando vuole è la politica di divulgazione. Sulla missione Grail sono due gli elementi interessanti. Il primo è la presenza a bordo di ciascuno dei due satelliti di una Mooncam, sostanzialmente una piccola webcam puntata verso la Luna, che ha il solo ed esclusivo scopo di raccogliere immagini spettacolari per poi diffonderle sul web, sui media, e quindi è, come dire, non ha un vero e proprio scopo scientifico, ma è esclusivamente uno scopo divulgativo. Il secondo elemento è proprio il concorso, il classico concorso inventatevi un nome. È stato bandito da NASA il concorso per trovare il nome a Grail A e Grail B, e certamente nel comunicato stampa non li hanno rivelati, ma questo processo è arrivato alla fine, ci sono dei nomi che hanno vinto, superato la selezione, e vedremo quali saranno il 17 del mese prossimo. Fanciulliti e Fluffity, in questo caso ultimamente i nomi americani. Svolazziti. Allora, in chat si è sollevata una discussione sulla pronuncia del nome di Andre Kuipers. Io credo di aver detto Kuipers, e qualcuno diceva che era invece Kuipers o Kuipers, ce ne sono varie. Andre Kuipers. 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 Direi che è più simile a quello che ho detto io. Come hai detto te prima. Ok, ottimo. Comunque ho il DVD a casa, Michael, ti faccio un DVD rip, tanto è della TV di Stato olandese, quindi credo si possa invocare una sorta di fair use. Ma io avevo sentito gli auguri di Natale, di Capodanno, che hanno fatto auguri, e l'aveva detto, mi sembrava così, però non riuscivo a ricordarlo con precisione, potrebbe essere semplicemente autosuggestione. Con le classiche S sibilanti olandesi. Hai fatto anche la parte di Infervoro che vedo No, la parte di Infervoro era destinata a Luigi, che però è bello lì tranquillino. Dai, Luigi, infervorati, sì, infervorati con la solito qualunquismo e pressapochismo dei giornalisti professionisti, non tutti, ma se ne salvano pochissimi. Tra questi pressapochisti, questa volta annoveriamo con affetto l'agenzia AGI. Che fra l'altro è una delle agenzie che non capisco perché, ma ha la sindrome del caps lock, come dico io. Dato che tutti i titoli li mette sempre in completo stampatello. E devi immaginarti lo strillone, è la strillata. Sì. Edizione straordinaria! Che usano solo 5 bit, allora hanno solo le maiuscole. Interessante, cosa farà questa sonda? Raccontacelo, Luigi. Sì, perforerà la superficie lunare. Davvero? Ah, sì. È entrata nell'orbita lunare la prima delle due sonde NASA della missione Grail, che perforeranno la superficie della Luna per scoprirne i segreti geologici. Certo. In senso figurato, no? Certo. Hanno riportato esattamente l'agenzia, che quindi da lì in poi è giusto. Però l'unica cosa che si sono inventati, l'hanno inventata per essere una pianta. Perché dicendo, loro hanno letto che doveva in qualche modo lavorare sull'interno della Luna, hanno detto sì, sicuramente perforerà la Luna. Quindi dall'orbita perfora e va a vedere dentro la Luna. Con un raggio positronico? Col cannone a onde moventi? Con un'ancora fan prima. Con un tunnel a neutrini probabilmente. Eh sì, ci col mandano neutrini, il collaboratore della Gelmini che ne scava un altro nel giro di pochi secondi. Basta queste polemiche sterili. Ma adesso non vorrei dare la colpa a loro, ma credo che sia l'agenzia AGI. Accidenti, non lo ricordo. So che quando la sonda come si chiamava, lander di Titano... Huygens. La sonda Huygens atterrata su Titano, mi ricordo che un'agenzia, non mi ricordo, forse l'AGI, perché mi sembra l'AGI,
però col beneficio del dubbio aveva detto, penso di averlo già raccontato, quindi Luigi, forse Riccardo preparati la storia dell'Alzheimer, aveva detto che la sonda Titan era atterrata su Saturno. Ma quello era forse un comunicato della presidenza del consiglio, se non ricordo male. Spero di no. Sai così dovrebbe essere archiviato, però sinceramente non voglio deprimermi e andarlo a cercare. È passato troppo tempo. Però la sonda Titan a terra su Saturno mi è rimasta nel cuore proprio. Siete ancora all'opera con il vostro postivolo. Questa polemica è inutile, ho già dato le dimissioni, è inutile che sparate sulla Croce Rossa, va bene? Allora, chiedo a qualcuno che mi faccia da regia di backup, perché la nostra nuova scaletta, o meglio il mio browser ha qualche problemino, non riesco a recuperare la pagina. Ma sono qui per servirti, se ritieni. Certo. Beh, credo che sia il mio turno. Sì, bravo Paolo, vai! Sì, perché due recenti episodi hanno collegato simbolicamente l'inizio e la fine del programma Shuttle. Il primo episodio è un anniversario che c'è stato il 5 gennaio del 2012 e 40 anni prima, quindi il 5 gennaio del 1972, l'allora presidente americano Richard Nixon annunciò lo sviluppo del programma Shuttle, lo annunciò ufficialmente. C'è una famosa foto dell'epoca in bianco e nero che mostra il presidente Nixon mentre esamina un modello del futuro sistema di trasporto spaziale che sarebbe stato sviluppato dalla NASA. Intascandoselo poco dopo, insieme. Un modellino che ha già i componenti definitivi dello stack dello shuttle, cioè l'orbiter e i due booster laterali e il serbatoio centrale, ma con proporzioni e con forme ancora da definire. E in questa foto d'epoca il presidente Nixon ha accanto l'allora amministratore della NASA James Fletcher. L'altro episodio è stato invece il 22 dicembre del 2011, quindi poche settimane fa, e quel giorno è stato acceso per l'ultima volta l'orbiter Atlantis, la navetta spaziale Atlantis, che continua la sua fase di decommissioning, cioè di disattivazione per la futura esposizione museale che avverrà presumibilmente tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, proprio presso il Kennedy Space Center dove si trova già. E quel giorno, quindi il 22 dicembre, era stata accesa la navetta, quindi era stata messa sotto tensione per l'ultima volta per far rientrare nel vano di carico, nella stiva dello shuttle, l'antenna parabolica in banda KU, sempre in vista appunto della futura esposizione al Kennedy Space Center. E da questo momento in poi, da quel momento in poi, una volta spento Atlantis, è un oggetto inerte, un oggetto di metallo che verrà semplicemente trasportato all'esposizione finale e non vivrà più, diciamo, non sarà più una macchina in movimento e in funzione. E in occasione di questo spegnimento definitivo è stata ricordata la lunga carriera di Atlantis, che ha compiuto 33 missioni nello spazio. È stato ricordato per esempio che ha lanciato due sonde interplanetarie, la Magellan verso Venere e la Galileo verso Giove. Ha anche eseguito l'ultima missione di manutenzione del telescopio spaziale Hubble e poi con STS 135 ha chiuso nell'estate del 2011 il programma Shuttle, compiendo proprio l'ultima missione. Ma vorrei ricordare una cosa che pochi hanno detto a proposito della carriera di Atlantis, che è passata un po' in secondo piano, ma mi sembra particolarmente interessante, perché Atlantis nel 1995 ha compiuto una delle uniche due missioni con il massimo dell'equipaggio che ha avuto un orbiter del programma Shuttle, in particolare 8 astronauti. Si è trattato della missione STS 71 del 1995, in cui Atlantis tra l'altro si è agganciato per la prima volta con la stazione spaziale sovietica Mir, nell'ambito del programma Shuttle Mir di collaborazione sovietica e statunitense. In quell'occasione, a rientro a terra,
Atlantis ha ospitato un cosmonauta sovietico che è rientrato nell'ambito dell'avvicendamento degli equipaggi, è rientrato a terra su Atlantis portando l'equipaggio dai 7 astronauti che erano partiti al lancio agli 8 che sono rientrati. Solo un'altra missione di 10 anni prima, del 1985, questa volta del Challenger STS 61A, ha avuto un altro equipaggio di 8 astronauti, questa volta per l'intera durata della missione, e che è stata una missione Space Lab, cioè con un laboratorio di ricerca scientifica nella stiva dello shuttle. Concludo questa notizia ricordando un fatto importante che riguarda Atlantis, un fatto importante per noi italiani e per la storia dello spazio italiano, perché 1992, nell'ambito della missione STS-46, Atlantis portò nello spazio Franco Malerba, il primo italiano, il primo astronauta italiano a volare nello spazio. E tanto per fare ancora un ringraziamento a Filippo, che avevamo già citato all'inizio della puntata, ricordiamo che Filippo Quasar sul forum è sempre lì pronto a darci giorno per giorno l'andamento del decommissionamento delle tre navette, quindi se volete andare sul forum ci sono anche molte bellissime immagini inedite, chiaramente, perché ora si possono fotografare tutti i pertugi degli orbiter, quindi seguiteci. Di fatto non sono solo tre da decommissionare, ma 5 da gestire in tutto, perché a quanto pare hanno tirato fuori dalla naftalina anche l'Explorer. Già che stavo... Esatto, più che altro l'hanno tirato giù dal piedistallo. Esatto, giusto Luigi. Ma l'Explorer è quello che c'è, dove si poteva entrare al Kennedy Space Center, è quello, no? Sì. L'hanno tirato giù e lo portano... dunque quello lì va a Houston. Ah, giusto, perché Houston rimaneva senza, è giusto. Abbiamo portato il make-up. Ma Explorer è quello che è stato fatto utilizzando il modello in legno che era utilizzato per le tolleranze del VAB? No, in realtà quello Explorer è stato più costruito per... credo che costruito apposta per l'esposizione. L'Explorer, se non sbaglio, faceva parte come il Pathfinder di una serie di Pathfinder, quello giusto. Sì, Pathfinder era proprio però fatto tipo poco più su della balsa, era in dimensioni grandezza naturale, scala 1:1 dal piede di balsa, sì. Sì. Però se tu lo guardavi da dietro, no, al posto del vano motori c'era c'era un bel incrocio di due tronchi, una bella X in legno. Ce l'ho presente, era una cosa proprio per le dimensioni più che per tutto il resto. Esatto. L'Explorer era una versione leggermente migliore, con forse una parte di hardware, non dico di volo, ma molto più simile a quello che poi sarebbe stato l'Enterprise o il Challenger stesso, che è arrivato come ha iniziato la sua carriera come static test article. Allora, mi sembra evidente che questa puntata andrà un po' lunga, ma questo non ci deve interrompere. Continuiamo con la nostra strada, non tagliamo nulla, soprattutto non tagliamo quello che viene dopo il jingle. Questo, se non ho dimenticato nessuna delle notizie di questa settimana, posso partire con i ringraziamenti dei nostri donatori. Sono un po' perché c'è stato qualche momento di periodo non collegato, come lo chiamavano tutto il calcio minuto per minuto. In particolare abbiamo qualche rinnovo ISA, ne dico uno tra tutti, ma forse potrebbe essere il caso di tirare fuori poi la lista completa. In particolare abbiamo Michela Nidasio, ma ne avremo un po', e se arriva la lista entro qualche minuto gli diciamo, se no vanno alla settimana prossima. Poi abbiamo i nostri donatori ricorrenti, i produttori esecutivi, che si ricordano automaticamente grazie a PayPal di noi e donano qualcosa ogni mese, che sono Severino Di Palma e Matteo Vivona. Matteo Vivona è stato il nostro primo produttore esecutivo ricorrente e quindi lo ricordo sempre con particolare grazie a tutti. K89. E poi c'è stato il contributo molto generoso di Emilio De Salvo, il nostro Smiley, direttamente, non è per Astronauticast, non è per il forum, ma è direttamente dedicato a Stratosfera, va a finanziare una buona parte della missione, perché arriva già a pagare quasi tutto il pallone, no? Una buona parte del pallone. Sì, tranquillamente. Adesso non volevo dire tutto, ma una buona parte, anzi, ci fossero, accettiamo qualsiasi tipo di donazione, ma senz'altro le donazioni come quelle di Emilio
sono fondamentali, perché Stratosfera è una delle attività più spettacolari ma anche più costose che organizziamo. Quindi forse rapito, impressionato da quello che ha visto dal vivo lo scorso anno, visto che Smiley era tra i partecipanti al lancio di settembre. Purtroppo io non ho mai incontrato Emilio, perché non c'ero l'ultima volta. Tirapacchi. Dopo che sono venuto tutte le ultime cose, una volta che non vengo. Hai ragione. No, sono ansioso di incontrare Emilio, e sappi che per questa cosa io sul forum ti darei più 50 karma, perché poverino lui l'ha scivolato al limite. Io no, ma lo ringrazio lo stesso. Grazie Emilio per la donazione. Ok, allora abbiamo letto i quattro donatori che mi ero segnato, se ce ne sono altri. Sì, sono arrivati oggi, sono sparali. Il nostro Simoncis, che è adesso in viaggio con la moglie su e giù per l'Italia, era il nostro articolista tra l'altro, che si è preso 2 anni di periodo sabbatico, ma che non si è dimenticato di noi. Simone Montrasio e poi Giampiero Ferrari. Sono i Brianzogeni. Brianzogeni.blogspot.com. Esatto, dove raccontano in una sorta di diario di viaggio le loro avventure davvero su e giù per l'Italia, perché sono partiti dal Piemonte, Liguria, Toscana, adesso sono in Basilicata, tra l'altro una delle regioni più suggestive in Italia e forse tra le meno turisticamente conosciute. E ancora un'altra iscrizione di Giampietro Ferrario, India Zulu 2 Golf Oscar Juliet, che ringraziamo e che insomma ci dà sempre una mano nei collegamenti dalle scuole verso la stazione spaziale, e si ricorda anche di dare una mano con la sua iscrizione all'associazione ISA alle attività sociali. Ok, La scaletta poi parla di Questua, diciamo che mostro il banner qualche minuto, ma veramente siete stati generosissimi in queste feste, grazie forse anche alla 13ª, qualcuno suggeriva. Direi che vi ricordo che su astronauticast.com o su forum astronautico, anche però di solito ne parliamo per il podcast, ci sono 3 bottoncini gialli di PayPal dove potete fare una donazione one time, quindi fare una donazione di un'entità a vostra scelta una volta sola, oppure attivare una sorta di donazione ricorrente e ogni mese avere qualche euro, dai 3 ai 5, ci sono i 2 bottoni precompilati per sostenerci, in particolare sostenere le spese di hosting sia del forum sia del podcast. Ma se vi sentite di farlo, fatelo. Ha fatto effetto subito, perché mentre stiamo parlando arriva l'email del nostro Lorenzo Baglioni, che ha appena rinnovato la sua iscrizione a ISA. Grazie Lorenzo, lo ringrazio anche per iscritto, perché dovremmo preparare Michael. Vedi che allora la Questua funziona. Sì, dovremmo preparare Michael una grafica tipo quella di Telethon. Con tutto il rispetto, non abbiamo niente da spartire con Telethon, o meglio loro non hanno niente a che spartire con noi. È molto più nobile fare una donazione a Telethon e a iniziative simili che ad Astronauticast, ma sai, con il conta dollari, il conta euro che aumenta durante la Questua, no? E poi resta zero, immagino, anzi va a -1, dice vi straccio, vi avete rotto le scatole con queste vostre Questue continue. Ok, chiudiamola qui con la Questua. Beh, questa volta è a 18 euro la nostra grafica virtuale. Quale grafica virtuale? Ti ho appena fatto una proposta. Stavo leggendo la chat. Non è valso nemmeno venire qui di persona per farmi ascoltare. Cerco la vostra solidarietà, amici ascoltatori. Allora, sai benissimo che io ho una soglia di attenzione che dura circa 15 secondi e le due cose contemporanee sono assolutamente impossibili. No, ho capito. Cosa mi hai detto? No, dico che sarebbe bello inventare qui nella nostra una grafica come quella di Telethon, che scorrono i milioni, no? Anche se dicevo non abbiamo niente, voglio dire, non possiamo confrontarci con Telethon. Che ma è meno male, voglio dire. Sì, no, ma meglio loro che noi, però insomma. Va bene, la grafica è a 18 questa tanto sera. Non abbiamo niente da fare, nessuno di noi ha delle proposte per infatti, quindi assolutamente sì, lo faremo, non sappiamo come ammazzare il tempo. Diamo spazio alle rubriche. La prima torna Io Robot, aggiornamenti del sistema solare 2012. Marco, se sei pronto. Sì, tu manda la sigla che io recupero il paginone. Arriva la sigla di Io Robot. Ho visto che hai fatto un fermo immagine, l'ennesimo fermo immagine irriverente. Purtroppo non è entrato in diretta, no, non ce l'ho fatta. Posso fare del mio meglio.
E allora, come Michael giustamente annunciava, siamo al momento della rubrica Io Robot, che all'inizio dell'anno dà gli aggiornamenti dal sistema solare per il 2012. Si tratta di una rubrica questa volta un po' agrodolce, perché dal punto di vista delle missioni planetarie davvero non abbiamo niente sul launch docket. Il 2012, al contrario dell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, infatti non prevede alcun tipo di lancio di missioni planetarie, e comunque possiamo fare lo stesso il punto di quello che raggiungerà le rampe di lancio nel corso di quest'ultimo anno della vita della Terra. Come tutti sanno, il mondo finirà a dicembre. Quindi, come vi dicevo, da parte di NASA non sono in preparazione missioni planetarie, anche se la prima programmata è appunto la missione LAD, che è destinata a partire per il 2013. Ma ci sono svariate missioni che sono attualmente attive all'interno del sistema solare. Tra le prime, se vogliamo conteggiarle dall'interno del nostro sistema, abbiamo la sonda Messenger, che è nel vivo della sua missione, ha già inviato a Terra qualcosa come 70.000 immagini e c'è una conclusione prevista per il marzo del 2013. Basta andare sul sito, insomma, per dare un'occhiata alla straordinaria produzione scientifica di questa sonda. A un solo pianeta di distanza, Venere, abbiamo la nostra europea sonda Venus Express, che appunto rimane in orbita intorno al secondo pianeta del sistema solare, e la sua missione è stata estesa fino ad almeno il 2014. Tra l'altro, Michael, questa è una di quelle missioni su cui mi ripropongo di andare a stuzzicare qualche collaboratore di ESA di nazionalità italiana da intervistare. Lo avevamo già fatto, torneremo ancora una volta. Intorno alla Terra ovviamente ci sono svariate missioni automatiche, ma noi ci occupiamo in particolare di quelle di esplorazione, per cui intorno alla Luna, oltre alla già citata Grail A e Grail B, che staranno per entrare in attività ancora un paio di mesi di manovre, abbiamo il Lunar Reconnaissance Orbiter, che è sempre intento a mappare la Luna ad alta risoluzione, e il team ha recentemente rilasciato una dettagliatissima mappa 3D ad alta risoluzione della superficie lunare. Anche qui, grazie all'articolo presente su astronautinews.it e redatto dal nostro Matteo Carpentieri, se andate sul portale trovate il link che vi porta direttamente alla possibilità di scaricare la mappa. Andando oltre la nostra orbita, raggiungiamo Marte, che sul pianeta rosso vediamo attivi una serie di missioni. Sulla superficie vera e propria abbiamo Opportunity, il sopravvissuto dei due Mars Exploration Rover, che sta esplorando il bordo del cratere Endeavour, anche se ormai si sta avvicinando, anzi se non è già entrato nel periodo di riposo per l'inverno marziano. In orbita abbiamo l'europea Mars Express, che è stata estesa a sua volta fino al 2014 dall'ESA. Gli strumenti della sonda continuano a produrre risultati scientifici estremamente interessanti, nonostante alcuni problemi recenti che i tecnici ESA hanno dovuto affrontare a un hardware che piano piano invecchia. La sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter è anch'essa in orbita intorno al pianeta e continua la sua missione scientifica. La NASA ha rilasciato un nuovo software denominato HiView, che permette di navigare tra le immagini e i dati forniti dallo strumento HiRISE di questa sonda. Ancora di produzione NASA abbiamo la Mars Odyssey, che è attualmente la sonda in orbita marziana che opera da più tempo intorno al pianeta rosso, ed è possibile anche in questo caso navigare tra le più spettacolari immagini riprese dal suo strumento Themis, e in questo caso per il link vi rimando all'articolo su astronautinews.it. Appena oltre Marte, prima di raggiungere Giove, abbiamo la famosa cintura degli asteroidi, ed è proprio qui che si trova la sonda della NASA Dawn, attualmente in orbita intorno a Vesta, che ha raggiunto quella che viene chiamata dal team responsabile della missione la Low Altitude Mapping Orbit, cioè una orbita che ha una quota di 180 km dalla superficie di questo asteroide. Durante questa fase la sonda utilizzerà principalmente il suo strumento GRAND, che è uno spettrometro a raggi gamma e neutroni, per misurare l'abbondanza di vari elementi chimici sulla superficie di Vesta. Facciamo un grande salto, perché saltiamo Giove e arriviamo intorno a Saturno, dove continua l'incredibile e entusiasmante missione della sonda Cassini, che ha cominciato da poco l'orbita REV 159 intorno a Saturno, cioè la 159esima orbita, per non parlare, Michael, dei numerosi distant flybys. Ma lasciamo stare, non apriamo questo. No, perché vogliamo parlare delle orbital trim maneuver? Esatto. Numero 330, sì, 3 mi sembra la postata prima.
Pensate, pensate, ci sarà una piccola variazione modestissima in termini di delta V per la è solo la 303esima volta. Secondo me la fanno per farti contento. Dunque, eravamo rimasti in orbita intorno a Saturno. Questo momento della missione di Cassini è chiamato fase equatoriale 1 dell'Extended Mission, quindi una doppia estensione, detta anche Solstice Mission, che appunto riguarda l'annata 2010-2017, che durerà ancora fino alla prossima primavera. Il mese scorso la sonda ha effettuato due flyby ravvicinati delle lune di Titano e Dione, durante i quali sono state rilasciate delle fantastiche immagini del sistema di Saturno. Se seguite Carolyn Porco, che è la responsabile di questa missione, su Twitter, sarete sempre informati di questi rilasci. Tra l'altro, Carolyn è assolutamente da seguire, perché in generale quello che scrive su Twitter è sempre molto stimolante e interessante. È anche una persona intellettualmente molto attiva, al di là del suo ambito professionale. Mi piace molto, fa parte della cricca degli amici di Carl Sagan, e io di cui sono follemente innamorato. Devo ancora vedere finire Cosmos, sono al 30%. Io ti consiglio Il mondo infestato dai demoni, che naturalmente ho a casa ed è un capolavoro. Va bene, torniamo a bomba, altrimenti il volo pindarico ci porta ben oltre l'orbita di Saturno. Abbiamo in viaggio comunque all'interno del sistema solare, quindi non sono ancora arrivate alla loro destinazione operativa, il rover Curiosity, il SUV realizzato dalla NASA, destinato ad arrivare in agosto su Marte, che è stato lanciato lo scorso 26 di novembre. Tra l'altro ha affrontato recentemente una manovra di raffinamento dell'orbita, perché durante il lancio si era calcolato apposta una traiettoria non perfetta per far sì che il terzo stadio del suo lanciatore potesse mancare il pianeta, il terzo stadio che non è stato disinfettato, quindi poteva per assurdo portare su Marte la vita terrestre, mentre si cerca di evitare in qualsiasi modo la contaminazione da parte di nostre forme di vita sul pianeta rosso. Ed è per questo che, al contrario del terzo stadio, Curiosity è stato più volte sterilizzato anche con tecniche raggi X, per essere sicuri di non portare terrestri su Marte. Abbiamo già detto con il nostro amico Riccardo che si sono mai perse le speranze di recuperare Phobos Grunt e il Yinghuo 1 dopo il fallimento dell'immissione in orbita di trasferimento verso Marte di questa sonda. E poi, sempre in viaggio, abbiamo la sonda Juno, destinata a Giove, che si trova nelle fasi iniziali della sua traversata. La sonda effettuerà un flyby della Terra, da cui riceverà un gravity assist, cioè una sorta di effetto fionda che la aiuterà a guadagnare velocità senza consumare carburante, ma solo grazie all'opera di Sir Newton. E nell'agosto 2013, per arrivare poi a Giove nel luglio del 2016, quindi tra ben 1650 giorni circa. Le missioni planetarie che utilizzano queste tecniche ci devono consigliare grande calma, perché chi si aspetta le velocità del carburante chimico resterà assolutamente deluso. Abbiamo sempre in viaggio anche New Horizons, ricordo, la prima sonda costruita dall'uomo destinata a Plutone, che si trova in questo momento a una distanza di 10,3 unità astronomiche da Plutone. Unità astronomica è l'equivalente della distanza Terra-Sole, quindi 150 milioni di chilometri, fate voi le moltipliche. Plutone, che raggiungerà nel 2015. Attualmente la sonda è in ibernazione e mancano ancora 1292 giorni all'incontro ravvicinato, insomma. Per quanto riguarda altre sonde, vediamo, abbiamo Deep Impact, una sonda americana che attualmente è in orbita eliocentrica, cioè intorno al Sole, e dopo aver visitato le comete Tempel 1 nel 2005 e Hartley 2 nel 2010, con un nome, diciamo, è stata ribattezzata per questo secondo incontro in Epoxy. Recentemente è stata individuata una possibile terza destinazione per la sonda, cioè l'asteroide 2002 GT. Anche qui questo la dice lunga sulla capacità ormai acquisita da NASA, come da altre agenzie spaziali, di far vivere sette vite alle proprie sonde, di ottimizzare l'investimento fatto in termini di hardware, di software e anche di carburante, no? Si riescono a fare manovre così precise che poi ne avanza per inventarsi sempre qualcosa di nuovo. L'ho già detto, è la missione quinquennale dell'Enterprise che viene rinnovata, è bellissimo. In campo giapponese andiamo, perché abbiamo la sonda Akatsuki, che attualmente è in orbita eliocentrica anch'essa, in attesa di incontrare Venere per la seconda volta, dopo che purtroppo ha fallito l'inserzione orbitale, ne avevamo dato notizia. Durante il mese di novembre la sonda ha effettuato tre piccole manovre correttive per prepararsi appunto a un'eventuale missione in orbita venusiana nel 2015.
Sonda Icaros, sempre di JAXA, con la sua innovativa vela solare, ha passato Venere lo scorso dicembre 2010 e attualmente in orbita eliocentrica, è ancora operativa, anche se si prevede che la sonda esaurirà il propellente necessario alle sue manovre il prossimo mese. Comunque, finalmente una vela solare che funziona, Michael. Di solito hanno sempre avuto una pessima fine, vero? Già. In casa ESA, la sonda Rosetta, il suo ultimo tratto di viaggio verso la cometa 67P, o come la chiamano gli amici, la Churyum of Gerasimenko, è stata immessa in fase di ibernazione lo scorso giugno e verrà risvegliata solo nel gennaio del 2014 per prepararsi all'emissione orbitale intorno alla cometa prevista per il maggio 2014. Ancora una sonda europea intorno a una cometa dopo Giotto. Io non so se te la ricordi, Giotto, me l'avevano fatta vedere addirittura alle scuole elementari in televisione, era riunito tutta la classe davanti alla TV, ce l'avevano fatta vedere. No, mi sa intorno che non alla cometa nato. Di Halley. Abbiamo l'International Cometary Explorer di NASA che rimane in orbita eliocentrica ed effettuerà un incontro ravvicinato del nostro pianeta del 2014 e dopo tale data ICE potrà essere rimessa in orbita intorno al punto lagrangiano Terra Sole L1, mi viene sempre in mente Arthur Clarke, potrà utilizzare un gravity assist più volte da parte della Terra per effettuare un flyby della cometa Virtanen quando sarà nel suo massimo avvicinamento al nostro pianeta nel novembre 2018. Quella è la sonda che ci eravamo dimenticati che esistesse, nessuno sapeva nulla. Perché è lì che aspetta con pazienza, ma lei, fedele nei secoli. Io me la ricordavo. Non avevamo dubbi, Paolo. Non so come dirti. Siamo arrivati in fondo a questa lista, che vedo le facce provate dei miei compagni di trasmissione. Non è colpa delle mie notizie, è colpa del regista che è partito un'ora dopo. Le sonde americane Voyager 1 e 2, che sono ancora operative, anche di queste Paolo immagino tu ti ricordi, nel loro viaggio di allontanamento dal sistema solare, Voyager 1 si trova a circa 16 ore e 37 minuti luce dalla Terra, mentre Voyager 2 è a circa 13 ore e 35 minuti luce, moltiplicate per 300.000 km al secondo e ottenete voi le distanze in chilometri. Nonostante siano passati ormai quasi 35 anni dal lancio, le due sonde continuano a fornirci nuove affascinanti scoperte sul nostro sistema solare, oltre che a un fantastico ricordo della mia età anagrafica. E con questo è veramente tutto. Vorrei ricordare che questo magnifico lavoro di ricostruzione di tutto quanto è in volo nel sistema solare è stato fatto da Matteo Carpentieri, che ringrazio tantissimo per la precisione, e il suo lavoro è ispirato all'analogo What's Up in the Solar System pubblicato sul blog della Planetary Society, un must have per tutti gli appassionati di spazio. E adesso mi godo questo grazie Michael bicchiere d'acqua gentilmente offerto dalla regia. Bene bene, guarda, è stata una carrellata molto lunga, l'altra volta è toccata a me, avevo molta sete anch'io alla fine e avevo l'impressione che tutti fossero molto molto annoiati, ma no, ti assicuro che non è stato così. Quasi si meritava un gong vista la durata, ma non è più tempo di annali marziani, ma è tempo di tornare a rivolgerci al nostro Paolo Amoroso e appendere dalle sue labbra sagge per la nuova rubrica che si chiama Space 101 ed è una novità per tutti noi. Sigla. Vai Paolo. Bene, benvenuti a questa nuova rubrica che ho chiamato Space 101, perché in questa rubrica parlerò di spazio e di astronautica in modo semplice e accessibile a tutti, soprattutto a chi non conosce in dettaglio questo mondo ma è interessato a saperne di più. Il nome è ispirato a quello con cui in generale si definiscono i corsi universitari introduttivi di alcune materie nelle università americane. Per esempio, si usa il nome della materia con una sigla che identifica il corso, che nel caso di quelli introduttivi è qualcosa che assomiglia appunto a 101. Quindi si dice per esempio Computer Science 101, Calculus 101, Chemistry 101. Dalle nostre parti, per esempio, diremmo qualcosa tipo fisica 1, chimica 1 o analisi 1, ma siccome l'inglese è la lingua internazionale dello spazio e in generale della scienza e della tecnologia, ho usato questo nome così un po' anglosassone, quindi Space 101.
Quindi ci occuperemo di argomenti di base dell'astronautica e dello spazio, parleremo dell'ambiente spaziale, dei veicoli spaziali, delle traiettorie, dell'attività degli astronauti, di come si preparano, come vivono e lavorano nello spazio. E l'ispirazione per questa rubrica mi è venuta nelle mie attività di divulgazione, perché noto che soprattutto quando c'è un pubblico eterogeneo di non specialisti, vengono sempre rivolte molto spesso le stesse domande. Paolo, volevo sapere come fanno ad andare in bagno gli astronauti, scusa, poi ti lascio continuare. Ah, questa sarà una puntata speciale, è uno degli argomenti che affronteremo, e tra l'altro è anche una domanda frequentissima, non solo a me, ma insomma a tutti quelli che si occupano di spazio, e parleremo di tutte queste cose. Quindi l'ispirazione, ricordate anche voi di Astronauticast, voi del team di Astronauticast, quando facciamo le dirette, quando facevamo le dirette dei lanci dello shuttle, in cui c'era pubblico nuovo, ci chiedevano spesso anche, magari non come si va in bagno nello spazio, ma insomma delle informazioni di base. Ma questa è una rubrica 2.0, nel senso che ci sarà anche la vostra partecipazione. Potrete o rivolgermi domande per argomenti che vi piacerebbe che affrontassi nei prossimi episodi, oppure, altra cosa che vi chiedo, di farmi sapere se il modo in cui spiegherò queste cose sarà sufficientemente chiaro. Soprattutto è una cosa che chiedo a chi non sa già magari molto di astronautica e di spazio, ed è un pubblico ampio a cui mi piacerebbe rivolgermi. Potete farmi sapere queste cose commentando gli episodi pubblicati sul podcast, scrivendo sul forum astronautico, sulla nostra pagina Facebook o anche su iTunes, che chiedo agli amici di Astronauticast di seguire, perché io non utilizzo iTunes. Non aspettate che le leggiamo tutte le settimane quelle su iTunes, perché è un po' difficoltoso, però le leggiamo. Anch'io, Paolo, ecco, comunque ne sono uscito, volevo dirtelo, da iTunes. Sei uscito dal tunnel. Sì. Mi fa piacere. Allora, usate tutti questi strumenti online che vi ho detto, tranne iTunes, che sono gli unici che possiamo seguire. Non in tutte le puntate mi occuperò di rispondere alle vostre domande, ma cominciamo a raccogliere i vostri quesiti. Colgo l'occasione, visto che questa è ancora una rubrica 2.0, di proporre anche una sigla, perché quella che ho sentito, diciamo che anche se siamo in seconda serata, non posso esprimermi, commentare la sigla che ho sentito. Potrete proporre magari dei suoni, un brano molto breve di pochi secondi che possa essere utilizzato come sigla, ma l'unico requisito che impongo, a mio assolutamente insindacabile giudizio, è che questo suono debba avere una licenza open, per esempio una licenza di distribuzione Creative Commons o di pubblico dominio. Deve essere un suono che abbia a che fare con lo spazio, l'esplorazione dello spazio, di pochi secondi e liberamente distribuibile con questa licenza. Per questo episodio mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo con il primo argomento che affronteremo e che scoprirete nel prossimo episodio. Per il momento, grazie. Ed è tornato insieme alla rubrica del Paolo Amoroso anche il Gong. E possiamo passare, con un po' di ritardo direi, abbiamo fatto una puntata e mezza, ma ci stava, avevo veramente voglia di tornare, anche io ho saltato l'ultima puntata del 2011, quindi ci sta di fare un po', di andare un po' overboard, ma direi che possiamo avviarci alla fine con le rubriche, in particolare il link della settimana, il primo March to the Moon, mi pare che siano entrambi segnalati da Riccardo, quindi lascio la parola a lui. Mars to the Moon è molto semplicemente una galleria di immagini che allo stato attuale presenta due gallerie, quelle per il programma Mercury e quelle del programma Gemini, quindi non vi resta che andare sul sito che ho linkato adesso anche in chat e selezionare la missione che volete pulciare e scaricarvi le foto ad alta risoluzione. L'unico problema è che il sito è un po' lento, ho pazientato un po', ma le immagini arrivano.
Mentre l'altro link della settimana l'ho aggiunto proprio stasera ad apertura di programma, adesso ve lo linko, è il calendario 2012 della stazione spaziale. Lo cercavo giusto settimana scorsa, non lo trovavo, e ancora una volta stasera Filippo lo ringrazio mille volte, Filippo l'ha segnalato sul forum, e quindi andate, scaricatelo. Questa versione, se vedete là sul muro, si vede là alla mia destra, c'era quello dell'anno scorso, che sopra ogni mese aveva tante piccole foto, chiaramente, di quello della vita all'interno della stazione spaziale. Questo è fatto in maniera simile, però nella parte superiore ha solo una foto più grande, secondo me è più bello, e ci sono tutte le parti della stazione spaziale. Quindi sì, ho visto, c'era anche il mio meccanico in officina appeso, è bello. Sì, esatto. Con la chiave inglese messa davanti qua, non si sa perché. Comunque, rilancio la palla a te, Mike. Ah, no, che non ho ancora, non so se riesco a chiudere la scaletta. Eccola qua. Bene, bene. No, caspita, abbiamo già finito la scaletta. Siamo sotto l'ora e mezza, quindi meno di una puntata e mezza. Che altro raccontarvi? Io innanzitutto vi ringrazio di essere stati con noi questa sera, vale sia per voi che avete fatto il podcast insieme a me, sia gli ascoltatori in chat, anche quelli che sono rimasti nonostante il ritardo, li ringraziamo, come sempre. Vedo Marco che... Come sta facendo? Sta proponendo forse qualche nuova... Sembrava il calendario del meccanico di Michael, e siccome ho visto un modulo lunare, voi pensate male, ma... Blast, infatti, l'agenzia Blast è scritto qua sul cuoricino. Va. Però il LEM non è in scala. No. Scusa, tanto qui siamo alle 23:34. Secondo me è un fake, perché si vedono le stelle. Quindi... Ah sì, allora aspetta, perché c'era altro. Ho fallito, come si dice, ho fallito il gay test. No? Se guardi il LEM e le stelle. Eh sì. Sì, vabbè, dai, siamo comunque sempre un podcast per famiglie, quindi già abbiamo dovuto mettere il bollino explicit sullo speciale, perché abbiamo avuto una concentrazione superiore alla norma. Scusate, ma quest'ora sbrago. Abbiamo passato il giro, ragazzi, di boa. Dicono che donne e motori, ma più, voglio dire... Tra l'altro il razzo dotato di motori così spropositati non si capisce. Più motori dei nostri, scusa. Esatto. Poi, vabbè, insomma, tratteniamoci. Quella che vedete inquadrata adesso, presa dal computer di Marco, è... Ma come si vede bene questa cosa? Dovremmo usarla più spesso invece di fare lo split del video. Mi sa che cambio tutto il setup dello studio la prossima volta. Vengono le idee, quando si è in due, attaccare, staccare, vengono sì, le idee. Sì, cambi tutto il setup, poi arrivi a casa alle 9:40 e non hai idee. Non ce la posso fare. Ma in realtà questa volta ce la posso fare, penso. È un CPLF. I saluti, allora, direi che sono d'obbligo, e l'appuntamento è alla prossima puntata per giovedì prossimo, 19 gennaio. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto. Marco Zambianchi, sempre dagli Astronautica Studios in via eccezionale, ciao a tutti. No, grazie. No, non è in via eccezionale, questa è piazza. Ecco, adesso appena si toglie l'immagine poi lo massacro. Comunque, un saluto. Paolo? Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso. Dalla Carmagnola Remote Facility vi saluta Luigi Morielli. Ah, abbiamo dato un nome anche a quegli stessi. Della Vampasta. E io invece sono sempre qua a Modena. Un saluto dal vostro Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. Ciao. La sigla non ci sarà in diretta, la monto dopo perché adesso non ce l'ho pronta. Appuntamento a giovedì prossimo, 19 gennaio, ad Astra.